Molti dei nostri ascoltatori che ci seguono in rete ci hanno chiesto di documentare lo stato del manto stradale nel centro storico di Augusta e segnatamente in via Megara. Ecco qui le riprese di Antonio Di Silvestro che testimoniano con efficacia, io direi plastica, queste buche, queste toppe rappezzate male, no? La colpa di chi è in questo caso? Del comune? Probabilmente no, perché dobbiamo dire alcune cose importanti. L'Enel, la 6-8, questi enti che si occupano dell'energia elettrica, dell'acqua, delle condutture dell'acqua, spesso appunto entrano all'interno delle condutture e operano dei buchi, ma questi buchi poi non vengono colmati e non vengono, soprattutto il manto stradale non viene ripristinato secondo lo statu quo precedente, cioè così come dovrebbe essere. Tra l'altro c'è una delibera del Consiglio Comunale durante l'amministrazione Carrubba, una delibera che gli ha fatto vedere anche all'ex commissario una mattina, secondo la quale questi enti hanno l'obbligo, obbligo lo sottolineo, di ripristinare il manto stradale così come l'avevano trovato. Allora, chi è che non controlla? Chi è che fa omissione? Io non penso che i tre commissari attualmente ad Augusta, regnanti non so fino a quando, poi vedremo, abbiano di queste cognizioni di causa, anche perché vivono nel loro mondo dorato probabilmente, tra Palazzo Zuppello e il Palazzo Municipale. Vi inviterei ad andare sulle strade, essendo essi amministratori e non soltanto burocrati, prefettizi o altro. Vi inviterei a rendersi conto, deviso, della città che amministrano, e allora eventualmente dovrebbero anche fare il cosiddetto cicchetto a coloro che non controllano i lavori sulle strade, così come ad esempio, ne abbiamo parlato in un'altra occasione ma ci ritorneremo, c'è un canalone lungo via delle Saline che è stato interrotto durante alcuni lavori mentre veniva pavimentata la via di fuga del lungomare Rossini. E lì, sistematicamente, quando piove, ormai sono in periodo di pioggia, anzi di piogge, di alluvioni, di acquazzoni, ebbene lì c'è sempre l'acqua alta che poi inonda i garage e che dà fastidio anche alle automobili che passano. Allora, signori commissari, volete darmi una regolata? Volete questo consiglio da parte nostra? O volete poi che ci siano poi denunce di rilievo penale o altro, perché può succedere anche questo quando i cittadini, è stato anche recentemente pubblicato un articolo sul maggior quotidiano in zona, poi decideranno di rivolgersi all'autorità giudiziaria per tutelare i propri interessi.